rispetto al tema dei corsi di formazione e quindi questa fase è una fase transitoria che serve proprio per dare il tempo alle regioni che magari hanno maggiori difficoltà da questo punto di vista per coprire questa difficoltà, una difficoltà che, lo ricordo, doveva essere risolta nel 2019 quando il reddito di cittadinanza è nato. Perché ricordiamolo, cioè, quindi sto dando la colpa ai presidenti di regione, Morelli. Posso? Quello che io sto dicendo. Se mi fa finire. No. Se mi fa finire. Sì, facciamolo finire, sono d'accordo. Perché il reddito di cittadinanza, nell'auspicio, non è neanche una cosa cattiva. Si poteva sperare che fosse veramente un'iniziativa per la politica attiva del lavoro. Il problema è che tra i tutor che non hanno fatto i tutor ma hanno fatto dell'altro, cioè hanno obtorto collo, colpa loro, colpa di altri, si sono girati i pollici. Hanno trovato 370.000 posti di lavoro però. Diamo un nome e cognome ai colpevoli, lo ha detto il collega Morelli, sono stati presidenti di regione. Quindi almeno questo ci siamo finalmente messi d'accordo. Alcuni. Maggioranza e opposizione sono d'accordo. Alcuni. Il reddito non ha funzionato per colpa dei centri per l'impiego e dei presidenti di regione. Campania, ora andiamo avanti. Andiamo Puglia, avanti. No, sono contento. Ok. Sono contento. Andiamo Campania, avanti. Andiamo Puglia, avanti. Alcune regioni dove purtroppo la formazione è rimasta un po' indietro. In Campania mi dicevo anch'io che aveva da questo punto di vista, diciamo che il Piemonte, l'Emilia, la Lombardia, tutte le regioni, anche il perché. Allora, avete capito che è stata colpa loro. Ma dubitoso, l'aiutino le vuol dare a fare il lo sto aiutando. Ma c'è anche il pezzettino in più, perché non hanno fatto le assunzioni per i centri per l'impiego. Facciamolo finire, tanto poi arriviamo alle sue obiezioni, dubitosa. Prego, Morelli. Allora, un governo di buon senso cerca di istituzionalizzare il reddito di cittadinanza dando dei contributi alle regioni perché queste possono fare, soprattutto quelle che diciamo sono un po' arretrate da questo punto di vista, per dare l'opportunità a loro di fare gli investimenti necessari. Il governo giallo-verde cade, arriva la sinistra con il governo giallo-rosso che più di sinistra non poteva essere e che cosa fa? Non pensa a dare un contributo proprio peraltro alle regioni. Sottolineo che casualmente ho citato Puglia e Campania, non a caso, perché sono le regioni rosse, a queste regioni non viene dato alcun sostegno. Dunque, questo è falso. Però mi deve far finire. Poi parli lui adesso arriva la conclusione. Lei risponde. Poi sono arrivati anche Gianluca Brambilla e Pietro Senaldi. Non posso pagarla con il reddito di cittadinanza sull'educazione. Il reddito di educazione non esiste. Questo purtroppo, se lo vuole istituzionalizzare lei. Comunque, quindi il percorso è stato anche contro gli interessi del governo giallorosso, che non ha dato una mano alla Lombardia, che non ne ha bisogno, al Piemonte, che non ne ha bisogno, all'Emilia, che è rossa, che non ne ha bisogno, al Veneto e altre. Ma come non hanno bisogno? Ma perché centri per l'impiego funzionano in Lombardia? Ma io voglio stare in silenzio. Io sto parlando di corsi di formazione. Ma lei può fare tutto, ma non mettere in bocca cose che non ho detto. Sta ponendo un altro problema. Lei non può mettere in bocca cose che non ho detto. Sono loro che devono fare i corsi. E secondo lei in Lombardia non ci sono i corsi di formazione? Certo che non ci sono. Questa è nuova. Certo che non ci sono. I centri per l'impiego non hanno funzionato in nessuna parte d'Italia. Ti dico che non hanno funzionato. Quindi i corsi di formazione non ci sono in Lombardia. Andiamo avanti. Quindi detto Scusate, stai facendo cercando i corsi di formazione in Lombardia? Certo. Nel frattempo sta parlando Giorgia Meloni al Salone del Mobile. Se ci sono cose che dobbiamo seguire, la regia mi ha avvertita. Mi pare di capire che sta dicendo Morelli che questi problemi arrivano da molto lontano, non sono mai stati risolti. Buttare la croce addosso a loro di cosa ti vuoi occupare? Che sono abilitazione e aggiornamento per gli insegnanti, big data, coaching. Quali corsi di formazione vuoi fare? Ma di cosa stiamo parlando? Ma dai, ma siete ridicoli. Questi sono anche prima. Siete ridicoli. Tutto che è un po' in confusione. No, questo c'era anche prima. Morelli, che c'è scritto lì? Reddito di cittadinanza. Stiamo parlando di reddito di cittadinanza. Collegati alla trasmissione, un attimo solo. Detto che stiamo parlando quindi di reddito di cittadinanza e dei corsi di formazione legati al reddito di cittadinanza per inserire gli occupabili, come li chiamano loro, nel mondo del lavoro, quindi quello che ha detto Morelli non c'entra niente,
Finalmente però il governo ammette che il reddito di cittadinanza non ha funzionato perché i presidenti di regione non hanno usato le risorse, 1 miliardo di euro e 10.000 assunzioni, per potenziare i centri per l'impiego. Ora finalmente lo hanno capito anche loro, che ci voleva un aiuto da parte dei presidenti di regione. Perché, e lo dico ai cittadini italiani, perché da Costituzione le politiche attive del lavoro sono di competenza regionale. Fatti vedere il mio schermo. Detto questo, qua. Un attimo solo, detto questo, sono i corsi di formazione. Ma sono corsi di formazione generali legati al reddito. Ho scritto oggi cosa reddito di guarda. Sì. Però oggi cosa fa? Reddito di cittadinanza, si vede, guarda, si vede. Oggi cosa fa? Oggi cosa fa però? Perdonatemi, facciamo una cosa, torniamo un attimo la verità. Reddito però se torniamo un attimo alla realtà delle persone sulle modifiche, smettiamo di polemizzare. È chiaro che questo governo di destra, in un momento complicato per il nostro paese, dove tantissimi italiani sono andati in difficoltà, ha individuato come narrazione politica nel reddito di cittadinanza la causa di tutti i mali del nostro paese. Quindi le imprese non trovavano lavoratori per colpa del reddito, si lavorava in nero per colpa del reddito e c'erano le truffe per colpa del reddito. Allora io voglio fare una domanda semplice. L'altra cosa è un po' diversa, la Meloni ha detto se è proprio culturale, cioè se questo è un paese che comincia a pensare che si può campare di reddito, siamo rovinati, bisogna campare di lavoro. Noi abbiamo avuto una narrazione contro il reddito in questi anni, quando noi eravamo al governo, che credo che non sia stata fatta contro nessun'altra misura. Quindi hanno individuato in questo la causa di tutti i mali. Ora arriva la Meloni al governo. E già a dicembre, nella vecchia legge di bilancio, distrugge il reddito di cittadinanza. E io oggi la domanda che faccio è, come mai quindi oggi, col reddito di cittadinanza abolito, che da luglio non esiste più, ancora gli imprenditori non trovano lavoratori? Domanda, cosa succederà a luglio, quando ancora gli imprenditori non troveranno lavoratori? Domanda. Ci sono le truffe sul reddito, perché noi davamo l'assegno come reddito di cittadinanza nella nostra misura, 780 euro e c'erano le truffe. Ora, perché è stato abbassato a 400 euro, le truffe non ci saranno più, perché il truffatore dice no, io truffo solo per 780, 400 euro non truffo. No, trufferanno anche con 400 euro, perché se uno è truffatore è truffa. Quindi la Meloni cosa dovrà fare? Dovrà dire, ma le truffe ci sono su tutte le misure. Quindi lei dice... No, ma ecco, non solo, l'abbiamo visto prima, i corsi di formazione, quelli riferiti al reddito di cittadinanza che aveva promesso la Meloni, non sono partiti, che fine faranno? Quindi in realtà io credo che proprio sul reddito di cittadinanza, così come la Meloni ha fatto la campagna elettorale più accanita e ne ha fatto un cavallo di battaglia, è proprio sul reddito che arriveranno le scuse più grosse da parte della Meloni. Il perché tema lì, che sta ponendo competosa è lì avete trovato un capro espiatorio, che è il reddito. Tolto il reddito, io vi posso assicurare che i problemi rimarranno invariati, questo dice Cubitosa. Io sono l'unico che studia il lavoro da 40 anni. E lo insegno, faccio ricerche su questo. La sintesi di tutto quello che abbiamo sentito oggi è che il lavoro è un continente misteriosissimo, complicatissimo. Noi abbiamo sentito per 2 anni che c'erano i furbetti, che andava male il reddito di cittadinanza, che era troppo poco, che era troppo, eccetera. Io posso prevedere con grandissima facilità che da luglio in poi sentiremo le stesse cose. Forse vedremo un poco di meno furbetti, perché le televisioni forse sono più propense a carezzare la destra che non la sinistra. Però di sicuro ci saranno tantissimi furbetti. Soprattutto noi dobbiamo ricavarne questo, che alla ricerca di soldi, un paese che è l'ottavo al mondo per prodotto interno lordo su 196 paesi, va a risparmiare 1 miliardo su 5 milioni di poveri. Questa è la sintesi di tutto. Noi abbiamo il PIL che si sta fermando di fatto, non ce ne stiamo rendendo conto. Non una battuta di Cubitosa, ma va benissimo, ho 20 secondi. Io dico a Brambilla che può stare tranquillo, questo problema non ci sarà, perché con l'abolizione del reddito il problema non ci sarà più, e voglio dire anche che non ci sarà nemmeno più il problema dei migranti, perché con la destra anche quello è stato abolito. Quindi attendiamo e vediamo, che siamo fiduciosi.